Hola! A gentile richiesta la seconda puntata del Crunchy 3! Basta, male, male. Io me la mandibola, seppure sono abituata, voglio dire. Ha voglia, sei abituata. Ma invece niente. Allora, in questo. Allora, per chi non avesse visto il primo episodio, vi cliccate pure qui. Ma che cosa Crunchy consiste? Trash. Dammi Crunchy Trash. Dammi Crunchy Trash. Vabbè, eliminate. Di nuovo. Comunque, cosa consiste Crunchy Trash? Allora, praticamente qui abbiamo il nostro bel Crunchy Verbone, perché è una cosa abnorme. Sostanzialmente, che è del mille, cioè ci sono, sì, cioè tipo, che ne so, Cristina D'Avena che ha 6 anni, esatto, Sandra, esatto, Mondaini che ha la comunione. Sì, esattamente. Insomma, praticamente si apre ad mutsum in una pagina, esatto, si legge un'affermazione e l'altro deve rispondere a quell'affermazione nella maniera più trash possibile. E hai 5 secondi di tempo per rispondere. Esatto, ma cose devono essere assolutamente trash. Esatto. L'altra volta, per esempio, è capitato, cosa è capitato? Il Bond, il collega di James Bond, e io ho risposto James Bond. Esatto. Quindi insomma deve essere questa la cifra. Oppure, come abbiamo detto, si attiva girandola donna, esatto. Comunque l'altra volta, ogni volta che facevamo punto, ci attaccavamo in faccia un pezzo di scotch. Questa volta siamo ancora più trash, assolutamente, perché in faccia ci attacchiamo degli oggetti. No, facciamo, cioè, non vedere in faccia, nel corpo, dove nel cazzo corpo, ci va, dove non ve li facciamo vedere, ma solo qua sotto. Esatto. Li pescheremo ad occhi così, chiusi. E quindi quello che capiterà, capiterà. E ce li accettiamo in the face. Esatto. In the face. Perché ti diventi più bella? Sì. Andiamo a... Pari. Pari. Vuoi essere rebel? No, ma me l'aspetto da lei, perché cioè... Dispari. Bim, boom, bam. Pari. Pari. Comincio io. Vai, sono pronta. Molto bene. Via. 5 secondi, 5 secondi. Aspetta, no. Ma non è che leggere, cioè. No, ma sto cercando qualcosa che sia possibile. Facevano rinvenire. Pioggia di sbubba. Fanno rinvenire le piogge, sì, di sbubba. Sì, quando uno è svenuto per terra. Già, cioè, sono gli schizzi sopra. Eh sì, come quando buttano i sali, no? Buttano la... Brava, se lo merita proprio, sì. Sono molto soddisfatto. Allora, oggetto da attaccarmi, questo. Ok. E lo attacco. Dove lo attacco? Devi decidere tu. Dove lo attacchi? No, negli occhi, perché no, devo leggere. No, te lo... No, guarda, no. Così, semplicemente. Alla ueggia così? Alla ueggia così. Ok. Così, e devi stare così. Ok. Molto bene, prego. Ma non mi sta, devo metterci un pezzo di scotch, aspetta. Mettiamoci un pezzo di scotch. Mi cade tutto dalle mani. È pure abituata perché... a tenere forte. È perché c'ho la sbubba in mano. Appunto. Che secondo me ti cade lo stesso, ma proviamo. Tieni che me l'hai fatto attaccare lì, Sì. Poi. Cosa fai, sbirci? Capirai. Grande confusione. Gang bang. Ma sei un genio. Non ci sta qua, devo attaccare della... Lo attacco qua, guarda. Comunque puntissimo. Puntissimo, scelgo? Sì, vai. Cosa poteva mai scegliere? La banana. Se non la banana. Allora, la banana. Ok. È pesanterrima. Aspetta. Con la banana in gola. Di solito è abituato qua. Devo fare guance. Attenzione, no, cade. Ci metto un altro pezzo di scotch. Mi puzzerà il collo di banana. Vabbè. Di solito ti puzza, okay, di sei un cretino. Sei una cretina, scusa. Questo attacca meglio. Certo. Vedrai come il prossimo che te lo faccio attaccare al colon anch'io, guarda. Al colon. Al colon. Vai. No, al colon potresti, al colon un po' meno. Vai. Per niente logiche. Per niente regular. Sì, vabbè, sì, ci sta. Oddio, non è poi così trash come affermazione. Però è nel nostro. Però è attinente, quindi va bene. Prego, scelga pure. Io ora devo stare immobile così, non mi posso muoverti. Moletta! La moletta, dove è il fiocchettino. E beh,
in memoria delle vecchie cose. Scudami nell'occhio. Qui, così. Così proprio? Sì. Nel... Che male! Aspetta, mollamela un po', ok. Come fa a far male? Mi hai preso la carne. Lo so, ce l'ho. Poi. Mi sta cadendo. Aurora greca. Boh, avrete un maestro diverso. Avranno un maestro diverso. Che cosa vuol dire? Avranno un maestro? C'è il maestro italiano e il maestro greco. Aurora! Cosa... L'aurora è rossa! Ma fa. No, non vale però, eh. Vuoi la guerra? Ok, vai. Nuovo, prima di Luke. Privo di Luke. Prima di Luke. Ma Luke scritto come? Locke. Fammi vedere. Locke. Ok. Luke allora. Luke. Nuova prima di Luke. Nuovo prima di Luke. Nuovo. Ma che cazzo fa? Dai. Dai, non vuol dire niente in italiano. Allora, succhio. Questo è italiano, eh. Ma cosa vuol dire? E qui c'è scritto, eh. Nuovo primo di Luke. Scritto? Scusate, cosa vuol dire? C'è scritto? Dai, fammelo. C'è scritto? Dai, ma non vuol dire. C'è scritto? Sì, no, risposta semplice. Nuovo primo c'è di Luke. Dai, succhio pulli. C'è scritto? C'è scritto prima di Luke, non priva di Luke. Prima di Luke, io continuo a dirlo dall'inizio e tu continui a capire priva. Allora, gli assucchi a pugli, non lo so. Ma fa pure te a giocare a pugli. Che cazzo? Niente, questo me lo metto qui, non ci sta il collo. Oh. Gemelle in terra. Le labbra della figa. Assolutamente. La penna. Penna. La penna che fa il tris. Non è il tris. L'ho fatto. Vedi, non te lo puoi mettere al culo. Lo devi attaccare qui. Molto bene. Senza cancellarmi la scritta. E allora? Penna di Los Angeles me la rovina. Non ci sta. Ah, perché è unto come le patatine del Mac. Non ci sta. Non ci sta. Non ci sta. Attaccatelo al polso allora. Attaccati la spina. Attaccati a sto cazzo. Ha fatto la scritta. Occhio alla scritta, guarda. Ah, è per non prenderti i peli. Ok, tienila così. Ok. No, niente, andiamo niente. Avanti. Coda di ramarro. Coda di ramarro è il cazzo di Dani. Non è vero. E poi cosa c'entra il mio cazzo? Perché è lungo come la coda del ramarro. Ed è anche sottile la coda. È così, eh. No, è così. Io non l'accetterei. Assolutamente. È uguale, puzza uguale. È sottile uguale ed è lungo uguale. Mi chiedo come fai a sapere tutte queste cose sulla coda del ramarro. Prego, esplicitati perché vorrei saperlo. Perché ho delle conoscenze tra i ramarri, cioè. Ho capito, tra i ramarri. Tra i ramarri? Certo, sì. Vabbè, scegli, dai. Sì! La pannocchia, ma guarda. La pannocchia. Dove me la metto? Beh, io avrei una sedia. Te la devi tenere qui. Dai, ma come faccio a fare tutto il video così? Puoi. Ma vaffanculo, dai. Poi, pronto? Vai. Susanna della narrativa.
la panna della sbora quando si dice Susanna tutta panna. Susanna tutta panna, la panna della sbora, non la sbora. La sbora. La panna. Dai che sei pratica. Quando, quando prima della sborra, prima della sbubba, c'è un'altra cosa, giusto? Che viene chiamato panna della smegma. Lo smegma, dopo poche dai, diventa biancastro, tipo panna. E quella, quella si può considerare panna. E allora poi la Susanna sarà evidentemente Susanna tutta panna. Perché è uscita fuori da quello. Perché la ingloba. Probabilmente, esatto. È una grandissima consumatrice di quel di tipo smegma. Di panna lì. Di smegma. Sì. E vabbè, punto, dai. Di panna, sì, di smegma montato, sì. Ok. Punto? Sì, punto. Oh, il lucida labbra. Il lucida labrador. Che mi metto? Che ti metti lì, ok. Molto bene. Siamo ridotti in uno stato pessimo. Allora. Dove sta? Sta cricca di banditi. Aspetta. Allora cambio perché tu ci pensi. Aspetta. Ok, vai. Aspetta. Segreto. Nessuna volta. Le volte in cui Daniele ha trombato. Guarda, queste te l'ho proprio servite in un piatto di merda, guarda. Perché l'argento te non sarebbe bastato. Prego, scelga. Non mi sta sta cazzo di affare. Mettitelo in... No, aspetta. Apri. Cosa apro? Apri lì. Ma no, ma perché tutti i chicchi, ma... vabbè, ti sollazzano. L'arachide! Dove me lo metto? Nel naso. Dentro? Sì, ti ci sta. Ecco, andiamo avanti così. Allora. Allegra ridente. E beh, quando voi vi sollazzate, avete quest'aria. Vabbè, allegra e ridente. Vabbè, dai, ci sta. Non so cosa potevo dire. Quando. Quando il clitoride è sollazzato. Perché poi quando lo sollazzi il clito ride. Orribile. Pesco. Pesco. Vai. Ok. Oh. Te lo devi agganciare all'orecchio, esatto. Alla stecca degli occhiali, no, all'orecchio. Che arriva fin qua. Non mi cade, è troppo pesante. Non mi interessa. Ma perché c'è dentro la roba? Certo. E togli, ok. Ora puoi metterlo. Ah, molto bene. Che piacevole! Ah, hai capito? Perché siamo pacchi? Oh, ok. Dai, abbiamo perso il fuoco. Forse è meglio così. Perché ogni tanto fa così? È colpa tua che ti sei mosso come un coglione, guarda. E beh. E ora cerchi di mettere il fuoco. Va bene. Che cazzo? Stop, dimentica. E cosa sarebbe il tuo modo di mettere il fuoco, Dani? Cioè. Ecco, vai. C'è la fotocamera di pagare. Così a fuoco, eh? Non facciamo più le dita. Tra l'altro le nostre dita prendono più visualizzazioni. Sì, infatti, cioè. Io direi di stoppare, spegnere e ricominciare. Aspetta, facciamo così. Eccoci. Eccoci, molto bene. Eccoci. Cominciamo, ok. No, è di nuovo fuori fuoco. Aspetta. Ecco, ecco, ora va, ora va. Ok. Tocca a te. Sì, tocca a te. Secondo me siamo ancora un po' sfocatelli, ma vabbè. Allora, sta banana qui non ci sta. Vabbè, mettetela in culo che lì ci sta più di... Toccava a me. Sì. Hai messo questo? Giusto, ho messo quello. Allora. Immobile incapace di reagire. Il cazzo di Dani. Dani era inevitabile. La semplicità con il quale l'hai detto mi ha profondamente offeso. Ok.
Prego, Shaika. La bolletta nelle labbra. No, dai, fa male. Fa male. E appesa una collana. Ok. Che funge. Ok, vado. Vai. Fastidiosa. Qua, più fastidioso di te. Arnese per il fornello. Beh, e quando tu fai i periti dalla fica? Non ho fatto cosa, non l'ho capito. Quando tu fai i periti dalla fica, se ci fosse acceso il gas, accenderebbe il fornello. I periti dalla fica? Sì. Voi fate delle flatulenze dalla fica, dal buco della fica. E se tu ti metti... Detti spapperamenti. Esatto, gli spapperamenti. E se tu ti metti, accendi il gas e ti metti di così a gambe aperte e fai una mossa tipo ma questa. Di solito non si fa con le scuole. Fa la fiammata. No, no, ma no, tu perché... riesci anche con la fica. Oddio. Mi sta cadendo tutti i semi nella fregna. Appunto. Ora escono popcorn. Mi sta... in questo modo perché iniziano a scoppiare. Esatto, attaccati la banana sulla banana. Ecco, Brino, mi ci sta, dai, attaccatela sulla coscia. Tacca 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 lo spin, no. Eccoci, ma dai, stupido. No, tocca, si tocca, sì, a me, sì. Sanno interessare gli uditori. Flatulenze. Eh sì, ci sta. Sono troppo facile, Molle, ho tutte mollette io. Questa dove te la puoi mettere? Ti ci aggrappi il lobo dell'orecchio. Ok. Ah, io che male. Perfetto. Ok, vai. No, tocca a me. A te. Cani da guardia. I cani nelle dark room sono i cani da guardia. Devono stare attenti a chi entra e a chi esce. Non mi veniva a mente niente. I cani nelle dark room. Non mi veniva a mente niente. Tu cosa avresti detto? Cani da guardia, i guardoni. Aiuto. Eroe gallo dei fumetti. Sto cadendo tu. Eroe gallo dei fumetti. Riso gallo. Riso gallo. Cosa c'è? Cos'è trash? Riso gallo. No, mi dispiace, questa non te la posso accettare. Non so dove mettermi sta cazzo di banana, mi cade sempre. Opposto al nadir. Nudir. Sei un fenomeno in questo gioco, te lo devo dire. Ma è finito che questa piccola banana. Non lo ciupo, il ciupa ciupa. Guarda, dove è la scotch? Scusami, cioè, avevi in mano questa e hai detto, dov'è lo scotch? Dov'è il segno? L'hai fatto bene. Eccolo qua. Allora, lo scotch, il ciupa chups, te lo attacchi qua. E ti telefono a casa. E ti
telefono casa. Ma chi è che si riduce così per fare dei video con noi? Le palle nel collo? Assolutamente noi. Copricapi papali. Sborra. Perché si fanno fare i buccati? Arrimo. Fammi spiegare, perché i papi si fanno fare i buccache e quindi gli copre il capo. Arrimo. Arrimo. Scusa, non è giusto. Ma no. Non si fa fare i buccati in testa. Il copricapo papale. Ma sembra troppo articolato. Mica ti fai dire cose di sei quarti d'ora. Non è vero. Non è vero. Porto del Marocco. Zero proprio. Porto del Marocco. Difficile il porto del Marocco. Porta un po' chi vuole. Fallo venire a Marocco. Ci precedono in marcia. Ci precedono in marcia. No. Ci precedono in marcia. I preliminari. I preliminari. Ci precedono in marcia. Ma non precedono in marcia. Il tuo marcio. Non mi dispiace. Non tuo è marcio, quindi fida. Cestino per vivande. Che è un altro modo per dire cestino per vibratori. Vivande, vibratori. Uno fa la situazione. Eissimo proprio. Che cazzo vuol dire? Tu ne fai troppo difficili. No. No. Uffa. Fa morire con la banana sul collo. Un capoluogo dei Paesi Bassi. Scroto. Sì, ci sta, sì. Ci sta. Prego, scelga. I Waffers. Dove mi li attacco? In fronte. Ok. Perfetto. C'ha l'unto. No, la sopracciglia. Ah no, tocca a te. Tocca a me. No, tocca a te. No, tocca, hai indovinato. Tocca a me, tocca a me. Allora, Vinacque Robespierre. Robesbub. Ma cosa c'è? Robesbub. Che male. Robesbub è una città. Lui è nato lì, allora, per dare, come dire, per... No, Dani, è bruttissimo. Robespierre è nato a Robesbub. Robesbub. I genitori appassionati di Robesbub hanno deciso di chiamare il figlio Robespierre per richiamare Robesbub. Va bene? Ma va bene? Ma schifo il cazzo, dai. Esercito italiano. Gangbang. No, non c'è dettaglio. No, non puoi. Non puoi. Allora, allora i fili le grosse che c'hai tu sul culo. No, non può. Che cazzo. Siamo severi questa puntata. Poi la Rai di un tempo. Non è. Non è Trash. Vabbè, però non è Trash. Però c'è, beh, non è la Rai, era un programma assolutamente giusta. Sì, secondo me sì. La non è quello. Allora, no, te ne faccio un altro.
No, che faccio l'altro? È sbagliato. Era un programma parecchio trash. Ma cosa c'entra? Allora dico Barbara D'Urso, cioè. Non è trash Barbara D'Urso, è una giornalista, come si deve. Lei fa una testata giornalistica. Ah, testata in faccia. Bene. Che male la narice. La Turman. Fuma Turma. Fuma Turman. Fuma Thurman è la sorella, è la sorella cannata di Uma Thurman, si chiama Fuma Thurman. Imperatore piromane. Pirito. Cosa vuol dire? Piromane. Si chiama Pirito. È piromane. Ma piromane non è il cognome. Piromane sono quelli che incendiano i boschi, fanno gli incendi. E lui si chiama Pirito. È piromane. Ma vai a cagare. Oh mio Dio, muoio. Cat cantante. Candy Cat. Candy. No, la youtuber. Non conosco, strano. No, assolutamente no. Abbiamo ancora due premi, ma qua non riusciamo a superarli. No. Il simpatico Teocoli. Testicolo Teocoli. Perché? Perché mi piace. No, non lo so, ci devo ripetere una. Testicolo Teocoli. No, ma dai, ma ci penso anche. Che cazzo vuol dire? Sei assolutamente ingiusta. Testicolo Teocoli. In Piemonte di Sardegna. Io avrei detto Raffaella Carrà. Come bello fare amore da Trieste in giù. Sì, perché come bello fare l'amore dal Piemonte in Sardegna. Da Trieste in giù. Che racchiude Piemonte e Sardegna. È vero, ci stava. Peccato che era la mia, quindi. Monete turche. Non ce la faremo mai. Ma che cazzo sono? Prima ce la dobbiamo far più. Ma che cazzo. Facciamocene più facili. Dai. Allora, cugine delle oche. Troniste. Le troniste di mamma. Sì, mamma, ma non è così trash. Come no? Definizione. Fammi pensare. No, perché ci penso, no? Era carina, dai. Boh, si vede che sarà surriscaldata. Può essere. Com'era? Città spagnola. Tettelandia. Tettelandia. La spagnola. Bellissimo appunto. Piccina, le fatte non saper ma fa tutti i giorni. Ma è fresca, cretino. No. Allora, questo te lo attacchi all'altro polso. Vieni. Hai lo stemme. Ho lo stemme. E ora c'è stemme. L'ultimo punto che è la moneta. Vediamo chi sono la cavarra. O io o il pezzone. Allora. Dai, dai. Liquore incolore. Sbuba. Non è il cuore. Come no? Sbubischi. La sbuba con whisky. Hai detto tardi. Sbubum. La sbuba con rumba. Sbubum. Crema di sbuba. No, sbuba non pari. No, devi dire subito sbor... Cos'è che hai detto? Sborowski? No, no, Sborowski l'hai detto l'altra volta. Sbobbischi. Comunque l'hai detto tanto, mi dispiace.
La Nin scrittrice. Oddio. La Nini. Ma no, sì. La Nin. Ninfomane. Mi veniva Nina Nanna. Che dolce, dato che ninfomane. La Nina Nanna. Sono pochi 5 secondi. Sì. Sigla di Imperia. Ta 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 ti 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 ta tu Imperia. È la sigla di Imperia. Dai, era bella questa. Taci facendo una tratta bella. Hai capito la sigla? No, non ho capito. Io amo questi video. Ferma il plotone. Plotista. No, 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 no. Che cazzo ne so, io non mi viene in mente niente. Sto punto. C'è troppa l'ansia di quell'ultimo punto. Le ninfe dei mondi. Aspetta, 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 la penna è mia o tua, appunto? Perché sennò ce ne sono due punti. Io non l'ho presa la penna, allora ce ne sono due di punti ancora. Allora sì, sono io due. Non l'ho presa. Vai. La penta. La penta. La Nina, la penta e la Santa Maria. Guidar in centro. Che palle, rottura di cazzo. Rottura di cazzo, tutto saccato. Hashtag rottura di cazzo. Hashtag rottura di cazzo. Io non gliela darei. Ma vabbè, scegliti sto punto, va. Io proprio non gliela darei. Allora, guidare in centro? Basta, hai perso l'occasione. Punto, no, punto tolto. Bella, bella. Guidare in centro, seduti sul cambio. Ma è tardi. Mi dispiace, dai. Però merita. Si mandano agli assenti. Gocce di sborra. Gli assenti della gag bang, poverini, almeno ricordo, le gocce di sborra. Ci sta benissimo. Se ci sta, non ci stava la mia seduta sul cambio. Che pare non ci sta neanche le ma la tua l'hai detta fuori tempo. Spagucce di sbaccia. Poverini, quelle che non sono non hanno potuto partecipare alla gang bang. Mi danno il campioncino, certo. Allora l'auditore del balletto di Giselle. Dai, ma è impossibile questa, dai. Giselle Fringuell. Ma che cosa fai a cagare? Non te l'avrei dato, punto, è orribile. Ma è vero, è bellissima. Persona di scarso valore. Potevi dire me. È vero. Mi scordo sempre che fai così schifo. Ormai è un'abitudine. Aspetta, 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 ti prego. Ti muovi? Svetta in Sicilia. Svetta? Che cazzo vuol dire? Dai, non so cosa vuol dire. No, fare un'altra. Cosa vuol dire svetta? C'è scritto svetta. Ma culo te svetta. Dottore in breve. Laurea comprata a Napoli. Tu sei pazza. Questo qui mi cancellare. Ma vabbè, scherza. Tanto la cassa c'è un tizio, fa vedere che le vendono. Vero. No, dai, questa è una bella. No. Dottore in breve, nel senso che ci mette poco a diventare dottore. Dai, questa è bella. Vabbè, dai, pigliati sto punto. La penna. La penna, so io saprei io. Aia! Qui. Ok. Ultimo punto, No, oh, lo devo prendere, è mio. Servono a pesare. I coglioni. Quando sono pieni, li pesi, capisci che sei arrivato al punto. Assolutamente di... sì, punto. E non attaccartelo neanche, no. Facciamo il conto, allora io sono a 1, 2,
che sono... Bene, dai, che dopo ci mangiamo il popcorn. Aromatizzati allo squirt, ma va bene. Allora sono a 3, 4, 5. Ma ne troppi! 6. Aia, 7. 8. Non ho più. Come fate ad averne così tanti? 8. Quindi ho vinto. Era una tua testa, sai. Dove pari? 2. 3. Secondo me non c'era, erano pari. È vero? Ah no, c'era anche la carta igienica. Quindi ne manca ancora uno. Chi vince questo vince tutto. No. Se lo vinci tu pareggiamo. Se lo vinco io ho vinto. Tocca a te, pronto? No, tocca a me. Ah, ok. Finisci di far cadere la qualsiasi. Guarda, ma che cazzo di... Vabbè. Tutto questo. Tutto questo. Cosa avresti detto? Tre sciume. In effetti. Morelli. Vi si trova Auronzo. Lo stronzo! Bene, questo è tutto, abbiamo pareggiato perché in questa puntata abbiamo pareggiato, nell'altra vinto il pezzo di Dani. Sì. Chissà cosa accadrà nella prossima, perché sicuramente lo rifaremo, perché a me diverte un casino. Troppo. Cioè, non so te, cioè, assolutamente. Cioè, lui l'ha montato, rideva da solo. Va bene, questo è tutto, e già alla fine. Il pezzo di Dani. Aspetta, è primo? Il pulsantino, quello a capezzolino rosso sopra. Dani, non è difficile qua. Sopra. Troppo complicated. Ma si stoppa. Vedi che non si stappa. Si stoppa, cos'è un crodino? L'alcol che biondo fa impazzire il mondo. Dani, non riesco a spingere. Ah, perché...